Benvenuti a 5 minuti di un format di Sara Bonfili. 5 minuti per raccontare un nuovo scrittore, uno scrittore per me nuovo, che è Nathan Englander. È uno scrittore nato nel 1970 a Long Island, e che si è poi trasferito in Israele negli anni della sua adolescenza, che poi è tornato a New York. Proprio uno dei tanti, tantissimi scrittori americani ebrei o ebrei americani, perché l'espressione inglese si utilizza allo stesso modo, che dal calibro di Paul Auster o Philip Roth, che hanno scritto e prodotto tanto. Oggi parliamo di cosa parliamo? Quando parliamo di Anne Frank. Il titolo è un omaggio naturalmente al grande libro, famosissimo libro di Raymond Carver, di cosa parliamo quando parliamo d'amore, la raccolta di racconti di Carver. È proprio una raccolta di racconti anche questa, e al minimalismo di Carver fa riferimento. Nathan Englander, 50 anni quindi, esordisce con una raccolta di racconti per alleviare insopportabili impulsi. Nel 2003 arriva il suo primo romanzo, Il Ministero dei Casi Speciali, ambientato durante gli eventi della guerra in Argentina nel 1976. E nel 2012 torna alle short stories, appunto con questo libro. Questa raccolta in particolare è un omaggio a Raymond Carver per lo stile, per la particolarità delle situazioni familiari, per la mescolanza di tragedia e commedia, le divisioni all'interno di una stessa società, la divisione all'interno dello stesso scrittore tra il suo essere legato a questa cultura ebraica e l'essere invece newyorkese al 100%, un po' come rappresenterebbe Woody Allen nei suoi film, sono le tematiche di questi 8 racconti. Iniziano con una diatriba tra due coppie che si ritrovano tra un bicchiere di whisky e una situazione di relax a parlare di cose importanti, in questo caso di Anne Frank e l'Olocausto, e il finale è assolutamente inquietante. Gli altri racconti si intitolano Le colline sorelle, Come Vendicamo i Bloom, Peep Show legato alla sessualità tabù, tutto quello che so della mia famiglia da parte di mia madre, che fa appunto notare la differenza tra la storia familiare e la vita attuale dell'autore newyorkese legato a tutt'altra realtà, Sundown, che parla di una storia legata al campo estivo, Il Lettore, la storia per eccellenza simbolica del rapporto tra lettore e scrittore, già insomma presente in tanta letteratura contemporanea, e Frutta gratis per giovani vedove, ancora legato alla cultura ebraica e alla guerra. Precede poi il suo secondo romanzo, Una cena al centro della terra, e il romanzo Kaddish.com. Faccio su Kaddish.com una breve digressione, perché il Kaddish è una preghiera che il figlio maschio di una famiglia ebraica deve recitare ogni giorno dopo la morte del padre, e Kaddish.com, che pensavo fosse una finzione romanzesca, in realtà è un vero sito internet in cui questo servizio viene fatto a pagamento. E proprio il protagonista del libro, Kaddish.com, decide di pagare una persona che dica questa preghiera per lui ogni giorno per far riposare in pace l'anima del povero padre defunto, e poi si pente in un certo senso e va alla ricerca di questa persona che ha pregato per lui. Un'ultima definizione è utile, quella di Jonathan Franzen, uno dei più grandi scrittori americani contemporanei viventi, che dice di lui: ci vuole una combinazione speciale di umiltà morale e forza morale per far combaciare bene la commedia del singolo e la tragedia su larga scala, in modo così audace come fa Nathan Englander. È proprio questa la definizione perfetta che si può, secondo me, a maggior ragione vedere questa condensazione in una raccolta di racconti, la capacità di condensare in più tematiche, in più strutture, in più forme scelte, in più forme di scrittura, in più stili, tante, tante abilità diverse, come quelle appunto di questo scrittore. Per questo che Nathan Englander mi è piaciuto molto, anche se sono alla prima lettura, e sicuramente lo consiglio, è un buon modo anche per calarsi e viaggiare nella cultura americana di oggi. Per altre informazioni su altri libri, andate pure a spulciare il nostro canale YouTube, la nostra pagina Spreaker,
travelkeller e il nostro sito internet travelkeller.com che parla di viaggi e cultura. Grazie per l'attenzione e alla prossima! Prova.